Ciao ragazzi, se mi conoscete sicuramente saprete che io ho costruito questo braccio robotico, ha avuto un sacco di successo e trovate articoli praticamente sparsi sul web su un sacco di piattaforme, trovate anche il video in italiano e in inglese su questo canale di diverse cose, sia del codice, sia del braccio robotico, il voiceover dell'articolo, veramente un sacco di cose, ma adesso mi chiedo, io l'ho fatto prima di ChatGPT. E ora che c'è ChatGPT, saprebbe scrivere il codice del mio braccio robotico senza che io muova un dito? Adesso lo proviamo subito perché io sono curioso e lo proviamo. E ho detto, io vado su ChatGPT, no? E gli vado a dire: ciao, mi serve il codice per un braccio robotico a 6 gradi di libertà per Arduino. Me lo potresti scrivere? Vediamo che ci dice. Richiede una quantità significativa di codice. Vabbè, non ci interessa. Allora, vediamo che ci dice. Prima di tutto ci crea base del 1, 2, 3, 4, 5. No, ragazzi, sono 5 servo, a me ne servono 6. Quindi vado di nuovo qua e gli dico: braccio robotico a 6 gradi di libertà. Quindi con 6 servomotori per Arduino. Ma lo potresti scrivere? Rinviamo, vediamo che cosa succede. Sì, un esempio, questo è solo uno scheletro di base, ma vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono i servo che ci servono. Ok, e praticamente ce li collega al pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 e pin 6, che però su Intel, su Arduino non esistono, quindi a che serve? Ok, ci riporta subito nel void loop a una funzione, che sarebbe questa, void move servo. Ok, dove ci dice, praticamente ci dice di seguire in questa funzione due variabili, servo 1 e angolo 1. Ok? E poi ci dice pausa di un secondo tra i movimenti. Nella funzione move servo assegna la posizione current angle, quindi angolo corrente, la posizione effettivamente di quel servo, e se è minore dell'angolo target, quindi dell'angolo che vogliamo andare a riprodurre sul servo, praticamente avvia un ciclo for per il quale pian piano, di un grado alla volta, ogni 15 millisecondi, arriva alla posizione target. Altrimenti, se è minore, pian piano, di un grado alla volta, ogni 15 millisecondi, arriva alla posizione target. Ragazzi, questo non è quello che ci serve minimamente, quindi andiamo a descrivere meglio. Non mi serve, fatto così, mi serve che ogni servomotore rappresenti un giunto di un braccio e che possa riprodurre i movimenti in loop grazie alle posizioni salvate. Punto. Anzi, gli dico proprio come funziona il mio braccio robotico. Se non vi siete visti i video, praticamente il mio braccio robotico funziona che in un'interfaccia touchscreen e manda dei comandi seriali ad Arduino. E Arduino legge questi comandi seriali e salva le posizioni del servo. Salva le posizioni dei servo in quel momento e poi con un pulsante play le riproduce. Quindi io gli dico: il tutto è comandato da un'interfaccia touch che manda con la comunicazione seriale dei comandi ad Arduino che sono salva posizione, play e pausa. Con salva posizione Arduino si registra la posizione dei servomotori e se la conserva. Se ripremo ne salva un'altra, ma non sovrascrive quella già salvata. Con play, virgola, riproduce in loop tutte le posizioni che ha salvato dalla prima all'ultima e poi ricomincia. Con pausa mette in pausa il processo. Vediamo che ci dice così. Un sistema più complesso, sì, è decisamente più complesso di quello che ha scritto lui, che mi sembra quasi
Inutile, no ragazzi, già sta cambiando le carte in tavola. Allora, c'è incluso una libreria da Fruit qualcosa, che adesso andiamo a vedere che cos'è. Probabilmente una libreria per comandare uno schermo touchscreen. E infatti sì ragazzi, c'è questo schermo touchscreen, ma a noi non ci interessa. No, 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 inutile proprio che lo leggiamo. Anzi, gli diciamo stesso qua, anzi, mettiamo pausa. E gli diciamo stesso qua, vedi che non hai capito niente, punto. Interfaccia touch non è altro che un telefono Android che manda i comandi tramite il Bluetooth ad un modulo HC05. Facciamolo così ragazzi, spieghiamoglielo un po' più preciso perché sennò secondo me non capisce niente. Allora, ci definisce il numero di motori e il numero massimo di posizioni salvate, va bene. E poi ci crea degli array. È interessante questa cosa. Ecco, perché io li ho usati. E addirittura un array bidimensionale che ci salva il numero massimo di posizioni e il numero del motore. Cioè il numero di servomotori. Ecco, questo è interessante. Vabbè, inizializza current position a 0. E poi nel point setup parte subito già un for. Dove praticamente fa sì che questo ciclo for inizializzi il pin a cui sono attaccati i servomotori, ma lo fa con un loop, cioè dice dal 2 al 7. E invece di scrivere 6 volte servo attach, praticamente crea un ciclo for che praticamente prima gli dice servo 1 attached al 2, servo 2 attached al 3, servo 3 attached al 4. Lo fa con il ciclo for, diciamo, secondo me queste cose si possono risparmiare perché poi non si capisce tanto. Inizializza subito la comunicazione seriale a 9600 bit per secondo. Perfetto. Poi ci dice, se la comunicazione seriale è disponibile, allora assegna alla variabile char, quindi carattere, il serial read, quindi leggi che cosa arriva dal seriale. E qua vediamo subito già tre comandi che può leggere dal seriale, ovvero il comando S, il comando P e il comando A. Col comando S salva la posizione, quindi attiva proprio la funzione save position, che vedete sta qua sotto. Poi col comando P fa il play, quindi attiverà un'altra funzione. Poi col comando A fa la pausa. Perfetto. Che però non ha logica. Vedete? Nel caso A, aggiungi qui la logica per la pausa. Sì, ma se io te l'ho chiesto a te lo dovresti fare tu, mannaggia. Vabbè, comunque adesso a noi ci interessa la posizione e tutto. Allora, vediamo che ci dice. Se recording e posizione corrente sono minori delle posizioni massime, quindi già pensa al fatto che si possa salvare una posizione solo se non abbiamo superato le 10 posizioni salvate. Io nel mio programma ho messo 50 posizioni massimo salvate per ogni servo. Quindi, qua ne mette 10, però insomma per cambiarlo possiamo semplicemente andare qua e cambiare questo define. Define max position, mettiamo 50, 100, 1000. Attenzione a non sforare con la memoria d'Arduino perché non è tanta. Io ho messo 50 posizioni ed è tanto per un progetto che poi alla fine è didattico. Quindi appunto, se siamo già a 10 posizioni salvate non ci fa niente, però nel caso in cui non fosse così, praticamente avvia un ciclo for per il quale succede che 6 volte il numero di servomotori, 6 volte salva in current position la posizione che legge dal servo. Quando vedete qua che c'è scritto I e I, si riferisce proprio a il ciclo for che man mano aumenta, vedete, i più più di 1. Proprio questa variabile intera i, che è stata inizializzata qua, che parte da 0 e va fino a 6, ovvero il numero di motori. Se ci fossero stati 20 motori sarebbe arrivata fino a 20. Quindi man mano, cosa fa questo ciclo for? Salva uno ad uno le posizioni nel servo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriva fino a 6 perché appunto qua il ciclo for finisce alla sesta, al sesto giro, diciamolo. E poi ci dice che praticamente aumenta il numero delle posizioni che abbiamo salvato, ed è giusto. E poi col void play non fa altro che attivare un altro ciclo for, che però si riproduce tante volte quante sono le posizioni che abbiamo salvato. Questa è una cosa utile perché non riproduce per forza 10 volte i comandi, ma anche 6 se abbiamo salvato solo 6 posizioni. I comandi che sono all'interno di quest'altro ciclo for, che invece vengono riprodotti 6 volte perché deve scrivere, tra virgolette, la posizione, quindi l'angolazione, perché i servomotori funzionano ad angolazione,
6 volte, ovvero una per ogni servomotore. Tant'è vero che appunto, vedete, i servo sono numerati da 1 a 6, cioè da 0 a 5, però sempre 6 con 6 numeri, e sono, tra virgolette, nominati dalla variabile i. Variabile i che cambia man mano che il ciclo va avanti, perché il ciclo for praticamente aumenta la variabile i, la fa partire da 0, no? E l'aumenta di passo 1, perché quando c'è scritto i più più praticamente vuol dire i uguale i più 1, quindi la variabile i durante questo ciclo for va 0, 1, 2, 3, 4, 5 e così via, e non supera praticamente le 6 volte perché va da 0 a quelli che sono num motors, ovvero il numero proprio di motori che sono nel servo, e quindi scrive sul servo 1, perché il primo ciclo lo fa con l'1, la posizione salvata numero 1. Poi aspetta 15 millisecondi, sicuramente per fare un debug, e poi dopo un secondo praticamente ricomincia e scrive, qua sarà cambiato, i sarà diventato 2, sul servo 2 la posizione numero 2 di questo array bidimensionale, che salva sia la posizione che il numero del servo in quel momento, i, che poi non è per forza solo il numero del servo ma può essere altre cose. Poi 15 secondi di debug e fa un secondo di attesa, diciamo, quindi praticamente non li muove tutti insieme i servo, ma uno al secondo, diciamo, no? Va bene lo stesso. Se non ci piace questa cosa possiamo eliminare questo delay e li fa tutti insieme, cosa che sovraccarica molto il power supply, quindi l'alimentazione. Però per esempio nel mio braccio robotico è così che funziona, se non sbaglio ci ho messo un piccolo debug ma di poco. Solo che ragazzi vi starete chiedendo, sì ma i servo chi cavolo li muove? Effettivamente qua non fa altro che leggere la posizione del servo, vedete, la legge. Quindi non è un dato che prende dal codice, ma è un dato che proprio legge, quindi non fa, tra virgolette, calcoli, cioè non prende dal codice l'angolazione a cui sono i servi, ma la legge proprio fa una misura tramite appunto il potenziometro che sta sul servo. Se non lo sapeste, praticamente il servomotore non è altro che un motore con un potenziometro dentro che legge la posizione a cui si trova il motore. A proposito di questo, io adesso gli chiedo, ma in realtà il programma per me va bene così, perché se io levo alimentazione al servo, no? E li muovo in una posizione, e poi faccio, ridò alimentazione ai servo e faccio salva posizione. Poi ristacco l'alimentazione al servo, magari con un pulsantino normalmente chiuso. La muovo in un'altra posizione, tutto il braccio robotico, e faccio di nuovo salva posizione. Forse è ancora più comodo, ragazzi, perché effettivamente io posso decidere la posizione muovendo il braccio robotico con le mie mani, salvando la posizione, poi rimuovendolo, salvando la posizione, poi rimuovendolo, salvando la posizione, così è ancora più comodo ed effettivamente muoverlo con i piccoli cursori che ci sono sulla mia applicazione, che nel caso non sapeste com'è fatta, è fatta così, vedete, ci sono... c'è questa interfaccia con la quale io posso muovere il servo. Però io gli dico, allora, il programma va bene, però mi serve che l'applicazione mandi il segnale per muovere in avanti e indietro ogni servo singolarmente, in modo che io possa muovere il servo dall'applicazione. Praticamente, per esempio, per il primo servomotore, virgola, l'applicazione non fa altro che mandare un comando per farlo andare avanti e un comando per farlo andare indietro, e così per tutti e 6 i servomotori. Faccio invio e vediamo che ci dice. Ok, penso che comunque senza che lo controlliamo il codice sia rimasto praticamente quello. Andiamo solo a vedere che cosa succede in un altro caso. Ecco ragazzi, ci ha eliminato tutto il codice. No, che cosa è successo? Aiuto. No, aspetta, non devi eliminare il codice di prima perché andava bene. Devi solo aggiungere la funzionalità di muovere i servo tramite l'applicazione che manda per ogni servo il segnale per farli muovere in avanti e indietro.
Capisco, ragazzi, è una cosa un po' complicata da spiegare anche effettivamente a un umano, quindi non mi stupisco se ChatGPT si fermi qui. Ovviamente, se io gli sto a spiegare, lui me lo fa lo stesso. Un giorno capirà, ecco. Ecco, abbiamo scoperto che adesso ha aggiunto F e B, che sarebbero tipo avanti e indietro, sicuramente. Esatto, sì, immagino che lui si aspetti che l'applicazione mandi F e B per muovere i servo avanti e indietro. E infatti abbiamo questo void move motor, dove effettivamente, ragazzi, funziona proprio così, ovvero legge tra virgolette dentro qua dentro due variabili, ovvero l'indice del motore, quindi che motore è, se è l'uno o il sesto o il quarto o il terzo, e poi legge char, no, si è scaricata la macchina fotografica, mannaggia, insomma legge char direction, che praticamente sarebbe in teoria quel F e B che mi dice se andare, per dire, in senso orario o in senso antiorario del motore. E infatti qua ci dice se l'indice del motore è compreso tra 0 e 6, perché ricordiamo che qua è 6, ovvero il numero di motori, allora imposta la variabile angolo su quello che effettivamente è l'angolo del motore in quel momento. Ma che motore? Quello che gli abbiamo mandato tramite l'applicazione. E se legge F, allora aumenta l'angolazione. Se legge B, diminuisci l'angolazione. E poi, soprattutto, prendi il servo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, questi numeri che vi ho detto sono contenuti qua dentro, il motor index, e scrivi quell'angolo. Scrivi quell'angolo che, appunto, abbiamo definito qua, se aumentare o diminuire, tramite il comando B o F che io gli mando dall'applicazione. E una volta che i servo sono in quella posizione, ragazzi, possiamo continuare a salvare la posizione e fare play. Quindi effettivamente ChatGPT può scrivere tutto il programma del mio braccio robotico. Io sono stato tempo a fare questa cosa, cioè capite l'importanza dell'intelligenza artificiale nel making, ragazzi, perché io sono stato tempo a farlo, invece ChatGPT l'ha fatto praticamente in 10 minuti, perché se avessi spiegato bene ci avrebbe messo ancora di meno. Io vi saluto qui e mi raccomando, state attenti, ragazzi, perché l'AI vi potrà fottere il lavoro, per dirlo quasi in maniera scortese. Vi ringrazio per aver visto il video, mi dispiace che non vi posso salutare di persona perché si è scaricata la macchina fotografica, però vi mando davvero un grosso bacio. Ciao ciao!